Lo scopo di questa presentazione ovviamente non è di spiegare a voi cosa sia una cometa, perché un'idea di massima penso l'abbiate, ma di dare elementi per poter divulgare ai soci delle associazioni e al pubblico qualche cosa in più relativamente alle comete. Allora, la frase che le comete sono come i gatti, perché fanno esattamente quello che vogliono e hanno la coda, anzi hanno la coda e fanno quello che vogliono, è di David Levy, che ha scoperto una ventina di comete, una dozzina per conto suo e parecchie altre con altri osservatori. Le comete sono sempre stati oggetti che hanno stimolato la fantasia popolare. Ricordiamoci che fino al secolo scorso, Messier aveva l'espresso scopo di trovare le comete per conto del re di Francia e via di questo passo. Voi sapete tutti che le comete sono piccoli corpi del sistema solare e, essendo piccoli corpi, sono importanti perché portano a dinamica e composizione del sistema e ci permettono di studiare qualche cosa che risale all'origine, a 4 miliardi e mezzo di anni fa, del sistema solare stesso, e per questo motivo sono importanti per la ricerca scientifica. Sapete anche che non c'è una separazione netta tra comete ed asteroidi, perché molti asteroidi sono stati visti emettere code cometarie o comunque gas nella loro vita, e altre volte oggetti classificati come comete sono divenute praticamente oscure, e anche a livello di calcoli orbitali, di posizione del sistema solare e di origine, non esiste una separazione netta fra le due categorie di corpi. Normalmente quelli che chiamiamo comete visibili sono oggetti che arrivano da orbite ellittiche o in qualche caso esterne, pressoché iperboliche. Avvicinandosi al Sole, la temperatura superficiale aumenta, provocando l'evaporazione o la sublimazione dei ghiacci e delle polveri che le compongono. Da questi polveri e ghiacci derivano le code delle comete. Una cosa molto interessante da vedere è l'orientamento della coda. Quando la cometa ha una singola coda di polveri, questa è condizionata dalla pressione della luce solare e dal flusso del vento solare, e la coda invece di ioni e di gas è esattamente ortogonale, essendo meno densa e quindi più facilmente spinta, ortogonale all'orbita, e viene spinta in fuori dalla pressione anche qui della luce solare stessa. Questo è interessante perché la gente si aspetta, invece, ho visto anche parlando con i nostri soci, che la coda segua l'orbita, e invece no. La coda non indica direttamente la direzione dell'orbita, indica la direzione opposta al Sole. Ci sono alcuni studi molto recenti e molto interessanti per cui alcune comete spettacolari, come la McNaught di pochi anni fa, 2006, hanno esibito delle code estremamente frastagliate. Una ricerca recentissima, uscita poche settimane fa, credo, ha scoperto che questo tipo di frastagliature non dipende dalla emissione di gas della cometa, ma è causata dall'interazione col vento solare, con la turbolenza dei campi magnetici e particellari del vento solare stesso. Quindi anche questa distribuzione, questa frastagliatura di code, è in realtà un metodo di studio dell'ambiente, dello spazio interplanetario nel sistema. Ci sono molte classi di comete, lo sapete bene. Le più comuni per noi sono quelle cosiddette gioviane, in quanto sono comete relativamente di corto periodo, piuttosto numerose, e hanno un'orbita che è condizionata pesantemente dalle interazioni con Giove. Giove condiziona in realtà tutto il sistema solare, e spesso e volentieri riesce col suo campo gravitazionale, per effetti mareali, a frantumare le comete che passano vicino. Una che è rimasta assolutamente fantastica e storica è stata la Schumacher-Levy 9, un
po' di anni fa, e questo è stato il suo impatto su Giove, e questa è la SL9 quando si è fratturata in 15 o 20 frammenti prima dell'impatto, sempre a causa delle forze mareali. Queste comete derivano dalla fascia di Kuiper, ovvero da una zona posta immediatamente all'esterno del sistema solare, diciamo da Plutone in poi, per alcune centinaia di unità astronomiche. Più esternamente ancora, si presume che esista una cosiddetta fascia di Oort, che è un serbatoio di comete a lungo periodo, a distanze molto maggiori, diciamo agli estremi gravitazionali del sistema solare stesso. Questo di corto periodo deriva tipicamente dalla fascia di Kuiper. Prossimamente su questi schermi, meteo permettendo, e lo dico giusto per tirarmi le ire di Giove Pluvio, che già adesso ci sta gratificando, sta arrivando una cometa estremamente interessante, che è la 46P Virtanen. La 46P, tra l'altro, era l'obiettivo principale della missione Rosetta, poi sostituita con la Churyumov-Gerasimenko perché per motivi di tempo di lancio non era più ottimale raggiungere la 46P, se no sarebbe stata l'obiettivo primario della missione Rosetta. La 46P è una gioviana con un periodo corto, 5,4 anni. La cosa interessante quest'anno è che il 16 dicembre, o meglio, nei primi giorni di dicembre, passa contemporaneamente al perielio e nel punto più vicino alla Terra. E questa è una coincidenza notevole, perché ci passa a una distanza piccolissima, a meno di 0,08 unità astronomiche, quindi 11,5 milioni di anni luce, letteralmente dietro l'angolo. Questa foto è la prima un po' decente che è comparsa, e di una decina di anni fa l'ha fatta Rolando Ligustri, che almeno come nome penso lo conosciate in molti, è un ottimo astrofotografo. Rolando opera tipicamente per questo tipo di immagini con telescopi remoti. Questa è fatta da Siding Spring in California, a grande campo. La 46P ci sta venendo letteralmente contro come moto orbitale, e quindi la coda è diffusa perché è dietro la cometa, quindi stiamo vedendo letteralmente venirci addosso di prua. Per avere informazioni aggiornate sulle comete, uno dei siti più interessanti è tenuto da Yoshida, Seiki Yoshida, che è un astrofilo giapponese, che da molti anni ormai gestisce un sito con una grafica primitiva da anni 70 di internet, letteralmente, però funzionale ed efficace. Il sito è irit.net, questo qui, e per ogni cometa visualmente osservabile viene pubblicata una mappa di localizzazione e un sacco di informazioni. La mappa di localizzazione pubblicata da Yoshi è questa, in cui si vede che la cometa rimane molto bassa sull'orizzonte per un lungo periodo, poi a partire dal 29-10 comincia a salire, qui siamo già, allora, qui siamo a fine ottobre, ora siamo qua ai primi di novembre, a fine novembre si trova qui, all'8-12 si comincia a salire verticalmente nel nostro cielo, il 18-12 passa fra Toro e Pleiadi, e poi va a svanire su verso Perseo, la Lince, l'Auriga, eccetera. Questa immagine fa già vedere che in questi giorni il movimento della cometa sarà decisamente rapido nel nostro cielo, perché nell'arco di poche settimane attraversa praticamente metà della volta celeste. Per una volta della volta celeste nord, la nostra, dato che le ultime 37 comete erano visibili soltanto dall'Australia. Quindi per una volta ne abbiamo una, alleluia. Il buon Yoshi fornisce anche una curva di luce stimata. Questa curva di luce è quella che lui stima con un suo programma. Prende in esame
specialmente per queste comete ripetitive, le orbite precedenti, dato che questa è una cometa che tende a ripetere il comportamento da un'orbita all'altra, avendo osservato le orbite precedenti si può stimare quale sarà la luminosità della cometa e quindi viene riportata in grafico. I pallini neri sono ovviamente le osservazioni. Questo è aggiornato a pochi giorni fa, mi pare il 2 di novembre, fine settimana scorsa. Vedete che la curva di luce, insomma, va un po' dove vuole, non è esattamente allineata. In questo momento è molto buona, è molto sulla previsione e questo fa ben sperare. Se le cose ci vanno un po' di fortuna, la 46P arriva come luminosità totale della cometa, testa più chioma, nucleo più chioma, fra la terza e la quarta magnitudine, che vuol dire ampiamente osservabile almeno il nucleo a occhio nudo e sicuramente la coda con un binocolo. Ingrandendo dai diagrammi di Yoshi la zona di cielo interessata al momento del perielio e del perigeo, si va a scoprire che cade in questa zona di cielo fra Toro e dintorni, quindi decisamente alto nel cielo invernale. A questo punto però, per avere una previsione un po' più dettagliata, non bastano più i diagrammi di Yoshi e allora si ricorre a Stellarium. Su Stellarium è possibile caricare i dati del Minor Planet Center americano, dell'MPC, e quindi avere le previsioni aggiornate di movimento dei piccoli corpi del sistema e quindi simularsi una situazione. Questa è la simulazione di questa sera, 10.11, è già visibile a sud, si fa per dire, intenzionalmente, dalla punta del Monte Bianco, magari, non lo so, o dall'orbita. Comunque, sarebbe già visibile a sud con un'elevazione già apprezzabile, mi pare che sia 13 gradi questa sera, anche se ancora ben sotto l'eclittica. Nei giorni prossimi, il primo dicembre, siamo già a 26 gradi di elevazione al passaggio del meridiano. È già un'altitudine interessante per tentare un'osservazione o una fotografia, perché è più alto di quanto era Marte quest'anno, che era arrivato a 20 gradi Ferreri, mi pare, sì. Mica tanto di più, no? Quindi qui siamo già a 26 gradi di elevazione. In più passa il meridiano in un'ora, per cui non è necessario essere nottambuli, alle 10 di sera è perfettamente visibile. Potrebbe già essere il primo dicembre di quinta magnitudine, sempre secondo le stime di Yoshi. Nei giorni successivi, il 5 dicembre, sarà nella balena e siamo già a 35 gradi di elevazione alle 22 locali. Il clou della cometa sarà nel weekend del 14 dicembre, in cui la Luna ancora non rompe le scatole. Nei giorni successivi la Luna comincia a rompere. Il 14, quel weekend lì, sarà praticamente a perielio e a perigeo e passa qui tra Iadi e Pleiadi. Scusate, non la trovo più, è qua. Ok, scusate. Facendo due conticini, il Sole è qua sotto e quindi la coda dovrebbe essere in questa direzione. Quindi potremmo avere una cometa con una coda stimata grosso modo di un grado, dicono i pessimisti, che si estende qui in mezzo e sarebbe un bel campo fotografico secondo me. Allora, come circoli astrofili ci sono molte cose che possiamo fare su questa cometa. Io non so se succede anche a voi, ma nel nostro circolo il problema è coinvolgere i soci a fare qualche cosa. Uno dei possibili coinvolgimenti è di invitare i soci a fare qualche tentativo di astrofotografia, per esempio, o almeno di osservazione, diciamo, coordinata di oggetti di questo tipo, avendo a disposizione le varie indicazioni fornite dai vari siti. Quindi imparare a fare un po' di didattica per i circoli. Quindi imparare a usare il web, a usare i siti esistenti, a usare Stellarium, a pianificare le osservazioni, a imparare qualcosette di elementi di dinamica orbitale. Proprio per questo ci sono alcuni mezzi, come questo sito qua, che se il PC collabora è già lì, eccolo qui.
Questo è un sito stupendo che permette di fare delle animazioni bellissime degli oggetti del sistema. Allora, l'orbita blu è quella della cometa, vedete l'angolazione sull'eclittica, vedete dove si trova in questo momento, qui siamo al 10 novembre, e è possibile muoverla a passi, arrivare, eccolo qui, al 14, al 14 vedete che la cometa è esattamente opposta al Sole, quasi, esattamente vicina alla Terra, il massimo avvicinamento deve essere un giorno o due dopo, mi pare che fosse qui, si vede bene che passa dall'emisfero nord all'emisfero sud e che in quel momento lì è sull'eclittica, e voi sapete bene che l'eclittica in inverno è alta nel cielo invernale, ed è possibile utilizzare questo, ad esempio, per fare questo giochino qui, fare, eccolo qua, parte l'animazione, e si vede molto bene il movimento della cometa, il movimento degli altri pianeti del sistema. Questo è possibile fare non solo per questa cometa, ma per un ampio numero di oggetti celesti. E io lo trovo bellissimo e didattico, perché al di là di far vedere con Stellarium una foto ferma, con questa vedo come si muove. Siamo già a marzo 2019, sta già andando per la tangente. Questa è la sua orbita esterna. Ecco Giove. Ecco perché è una cometa gioviana, perché è pesantemente disturbata da Giove che incontra ogni pochi anni, e qua si vede veramente dove si muove l'orbita della 46P. Io l'ho trovato davvero eccezionalmente interessante e molto didattico. Torniamo a noi. Come dicevo, questa dovrebbe essere una buona occasione fotografica, perché anche semplicemente operando con un cavalletto, una macchina fissa senza inseguimento, con un 50 mm e pose da 5-10 secondi, dovrebbe venire fuori, dovrebbe essere una cosa di grande effetto. Io ovviamente mi sono fatto alcune idee fotografiche di campi da poter riprendere, poi magari li vediamo. Uno degli scopi potrebbe essere di avvicinare i soci all'astrofotografia, seppur elementare, perché chiaramente l'astrofotografia di profondo cielo con inseguimento e tutto è un'altra cosa, però bisogna pur cominciare da qualche cosa, e secondo me l'emozione di portare a casa la foto dicendo questa l'ho fatta io con la macchinetta, non tanto col telefonino che sarà un po' difficile, ma se con qualche telefonino per software di lunga posa, secondo me qualcosa viene pure fuori. E poi saper rispondere alle domande delle persone, perché ci sarà una certa risonanza mediatica. Io l'ho già vista citata un po' dappertutto, su Facebook e in ogni angolo, sui vari blog di astrofili, sulle riviste, quindi ci sarà gente che vi verrà a chiedere ma si vede la cometa questa sera? Saper dire guarda, e lì te la vedi dritta a sud attorno alle 10 di sera, guarda fra Torre e Pleiadi, e insomma dare qualche informazione alla gente ed essere almeno preparati a un evento di questo tipo. Magari saper anche spiegare perché le cose non vanno come raccontato, anche perché, ripeto, come già detto inizialmente, le comete sono come i gatti e fanno essenzialmente quello che vogliono, presentando a volte fenomeni inaspettati. Se ci va bene qualche bel outburst, se ci va male tre magnitudini sotto lo stimato, e quindi è difficile prevedere esattamente, anche perché le previsioni, questa è la mia della 26P di settembre, questi sono tre ore di posa al mattino dalla Val Trancea fra le 2:30 e le 5:30 del mattino, un freddo, un umido che non vi dico, colava acqua dal telescopio, però insomma ne valse la pena, l'ammasso sotto è M37 in origa. Comunque il Mind Panel Center e varie università americane hanno delle altre stime di luminosità della cometa che sono piuttosto differenti, eccola dopo quella lì, eccola lì, perfetto, che sono piuttosto differenti da quelle fatte da Yoshi. In particolare questa è la stima di Yoshi aggiornata un paio di giorni fa, questa è la stima dell'MPC. Perché c'è una differenza di tre magnitudini? Perché la stima dell'MPC è una stima fotometrica fatta con filtri standard sul nucleo della cometa, mentre la stima di Yoshi tiene conto della stima visuale comprendendo anche la coda, o comunque la chioma, e per cui
la differenza di magnitudine stimata può essere pesante. Infatti l'MPC la prevede più o meno qua, o di ottava, di settima al limite, mentre Yoshi arriva alla terza. Quindi noi speriamo tutti che la previsione visuale corretta sia questa, ma la previsione dell'MPC è questa qua. Quindi può ancora fare esattamente tutto quello che vuole. Ok, bene. Questo era il mio Ulisse e che ringrazio per l'attenzione.